questione. Il settore armiero è un settore particolarmente interessante, abbiamo costruito strumenti che consentono soprattutto alle PMI lombarde di esportare quello che mi piace definire il Made in Italy by Lombardia, una regione che rappresenta quasi il 30% delle esportazioni di tutto il paese, con un PIL da sola come un medio Stato europeo, che ha nelle proprie eccellenze anche il settore delle armi sportive, e so che negli Stati Uniti è particolarmente apprezzata, e stiamo appunto definendo strumenti che consentono di raggiungere in maniera sempre più articolata i clienti americani proprio che arrivano dalla provincia di Brescia e dal settore armiero in particolare. Gli strumenti che abbiamo messo a disposizione consentono, ad esempio, attraverso la misura Ergon di costruire reti d'impresa. La regione sta sperimentando forme aggregative che mettono insieme piccole imprese di origine familiare con grande tradizione nel settore armiero, proprio per dare offerte differenziate e servizi adeguati a clientele sempre più esigenti. Quindi l'invito è quello di raggiungere queste imprese che stanno andando sui mercati internazionali, di conoscerle e anche, se fosse possibile, andare a vedere la storia di queste imprese proprio nel nostro territorio, in Lombardia, nella provincia di Brescia, che è una terra ricca di esperienze umane e imprenditoriali senza paragoni, e la scoperta è capire come quegli uomini, i bresciani e i lombardi, riescono a costruire delle grandi prodotti con grande tecnologia, ma soprattutto grande passione. La nostra regione sta mettendo a disposizione nel bando e la misura Ergon e nei fondi free, che sono i fondi di rotazione sull'internazionalizzazione, tutti quegli strumenti che consentiranno alle nostre imprese di essere ancora più presente sui mercati, proprio per dimostrare ancora una volta che il sistema produttivo lombardo non ha paragoni, riesce ad essere così forte di offrire delle eccellenze, in questo caso in forma organizzata. Sarà una bella sfida che noi come Lombardi vogliamo accettare, e metteremo le nostre imprese nelle condizioni di poter essere sempre più presenti sui mercati internazionali, però con una promessa che devo fare, che la cosa più bella per chi compra un oggetto, un'arma sportiva che viene dalla Lombardia, è quella di conoscere, stringere la mano a chi l'ha prodotta. Quindi chi farà questi acquisti, mi auguro che possa avere l'opportunità, la voglia di incontrare direttamente gli imprenditori, le loro storie, gli operai e gli artigiani che hanno costruito ogni giorno la fortuna di questa azienda attraverso la loro mano, che non è un valore economico misurabile in termini assoluti, è un valore empirico, ma che poi in termini economici fa la differenza. Quindi l'invito è di andare a vedere direttamente le imprese del settore armiero, e sarà una scoperta, un orgoglio anche conoscere, stringere la mano di chi riesce a costruire dei grandi capolavori. Va bene così.